Il colore per un artista, direi per un pittore, è fondamentale, ma ancora di più lo è il filtro di luce che si forma attraverso l'uso del colore. Quello deve essere una cosa che fa riconoscere la caratteristica o la personalità di un artista. In effetti, guardando dei quadri, diciamo, di un artista, si dovrebbe riconoscerlo attraverso il filtro di luce che si forma e non tanto dal contenuto stesso del quadro. Quello è proprio la base per un pittore, la luce. Io nasco, diciamo, come pittore negli anni 60, era la fine dell'informale e l'inizio della neofigurazione, cioè artisti come Giacometti, come Bacon, come Sutherland, che vedevamo appunto a Milano e a Torino, erano estremamente importanti perché partivano da una situazione informale e arrivavano a un'idea nuova di rappresentazione dell'uomo.